tutti e bentornati sul nostro canale. Noi siamo Cicci ed Ellie di Fashion Dog Italia e in questo video vi parleremo brevemente di cosa comprare prima dell'arrivo di un nuovo cucciolo in famiglia. Allora, restate con noi. Number one, prima cosa da comprare è sicuramente una cuccia comoda per il vostro amico peloso. Quindi quando il cucciolino arriverà a casa, fate sì che possa trovare già una cuccetta su cui possa rilassarsi durante la giornata, quindi messa in uno spazio in cui voi state di solito, come ad esempio il salotto, e poi un lettino in cui possa dormire invece la notte. Dove fare dormire il cane la notte, soprattutto all'inizio, magari per le prime due notti potrà dormire con una cuccia nella vostra camera da letto, soprattutto se è un cagnolino piccolo, e poi se decidete di farlo dormire da un'altra parte potrete spostare a poco la cuccia verso la porta e poi metterla al di fuori della vostra camera da letto, oppure potete continuare a farlo dormire lì. Se invece avete pensato di prendere un cane più grande e volete mettere la cuccia all'esterno, assicuratevi che il cucciolo sia abbastanza cresciuto per poter stare fuori, quindi vi consiglio per i primi mesi di tenerlo comunque dentro casa, magari in bagno oppure in un'altra stanza della casa se non volete abituarlo a dormire con voi. Assicuratevi che il vostro cucciolo abbia sempre delle morbide coperte su cui potersi appallottolare, e quindi se preparate una cuccia da esterno, mi raccomando, fate sì che le coperte possano rimanere sempre asciutte e che il vostro cane sia sempre al calduccio. Quindi mi raccomando, non fatelo né bagnare né prendere di freddo. E invece se preparate appunto una cuccia casalinga, potete mettere sia dei cuscini che delle coperte, se siamo in inverno ovviamente. E poi se il lettino secondario, quindi la cuccia da salotto, può essere anche semplicemente una coperta in pile piegata e messa in terra se il cucciolo non è di dimensioni troppo grandi. Di che dimensione prendere la cuccia? Il cane deve poter stendere completamente i suoi arti e quindi potersi allungare totalmente. Prendete quindi una cuccia un po' più grande. Mi raccomando, pensate al fatto che il cucciolo fino agli 8 mesi l'anno continua a crescere, quindi prendete una cuccia già abbastanza grande. Number 2. Se volete trasportare il vostro cane in macchina o pensate di fare dei viaggi con lui in treno o in aereo, vi ricordo di acquistare un trasportino. Anche se state acquistando un cucciolo magari fuori dalla vostra regione, quindi vi sposterete per andarlo a prendere, prendete prima un trasportino in cui poter mettere il cucciolo. Il trasportino deve essere sempre un po' più grande del cane, dare quindi la possibilità al cane di alzarsi sulle zampe e stare comodo. Numero 3, vi ricordo che il cagnolino inizierà a mettere i dentini, quindi avrà bisogno di giocattoli da poter masticare. Vi consiglio il Kong, che è il giocattolo più comune e in assoluto più famoso per i cani, infatti ho fatto un video dedicato al Kong che vi metterò in descrizione, oppure qualche altro giocattolino, degli ossi di gomma, delle palline. Mi raccomando, non comprate giocattoli troppo piccoli, ricordatevi sempre che il giocattolo deve essere più grande dell'apertura massima della mascella del vostro cane, se no rischierà di ingoiarlo e affogarsi, strozzarsi. Numero 4, il cibo per cani. Riguardo a questo argomento ho fatto un video dedicato che vi metterò sempre in descrizione, quindi assicuratevi di avere il cibo giusto per il vostro cucciolino. Vi ricordo che per i primi giorni, quando il cane arriva a casa, è bene dare il cibo che dava prima l'allevatore, se l'avete preso in allevamento, o comunque quello che stava mangiando già prima per qualche giorno, e poi potrete cambiare l'alimentazione consultando un veterinario o un nutrizionista. La quinta cosa da acquistare prima dell'arrivo del cane è sicuramente prendere due ciotole, una per il cibo, per i croccantini, e una per l'acqua. E io vi consiglio di prenderne almeno tre, perché comunque quella del cibo potrebbe sporcarsi col cibo umido e avete voglia di
cambiare, mettere del cibo secco e non vi va di lavarla subito, magari avrete già una ciotola di ricambio. O comunque se andate fuori, che so, per una gita e volete portare con voi una ciotolina per l'acqua, potrete portare appunto quella pulita che non state utilizzando. Numero 6, collare e guinzaglio. Io vi consiglio, soprattutto per i cuccioli, di non utilizzare il classico collare, ma di prendere una pettorina. Se è un cane piccolo vanno bene anche le pettorine in stoffa che trovate a pochi euro. Se no, invece, se è un cane grosso, potete prendere una pettorina in cuoio. Vi consiglio la pettorina appunto perché fa molto meno male al cane, evita di strozzarlo e poi non provoca problemi alla schiena, alla conformazione appunto fisica del cane. Quindi scegliete sempre una pettorina ad H. Numero 7, il vostro cane dovrà sicuramente fare i bisogni. Se è un cane piccolino come un chihuahua, un barboncino o altre razze simili, sicuramente inizierà a fare la pipì dentro casa, quindi prendete delle tovagliette, dei pad che provvederanno appunto ad assorbire la pipì. Il cane impiegherà qualche giorno a capire che dovrà fare la pipì in quel punto. Voi potrete premiarlo nel momento in cui farà la pipì o le feci sul tappetino, dando appunto un premietto, un pezzettino di cibo, così da fare capire che quell'azione è corretta. Esistono in ogni caso sul mercato degli spray che evitano che il cane possa fare i bisogni in un certo punto, oppure che invitano il cane a fare quei bisogni sul tappetino, sulla tovaglietta che avete messo in terra. Se invece avete un cane più grande, prendete i tappetini, quelli più grandi, per l'inizio, per i primi mesi, fin quando il cane non avrà finito di fare tutte le vaccinazioni e sarà pronto per uscire fuori, quindi imparare a fare i bisogni sull'esterno. Numero 8, sarà sicuramente importante acquistare dei prodotti per la pulizia del cucciolo, della cura appunto dell'animale, quindi una spazzolina classica per i peli, soprattutto se un cane a pelo lungo andrà spazzolato quotidianamente, invece se un cane a pelo corto andrà bene anche 2-3 volte a settimana. Poi, oltre a questa spazzola classica, potete prendere la spazzola, quella a setole strette per le pulci. Poi ovviamente un prodotto antipulci, io vi consiglio sempre un prodotto naturale come ad esempio l'olio di neem, soprattutto nei primi mesi in cui il cane non esce fuori e quindi stando a casa è difficile che possa prendere le pulci, tranne che lo teniate, lo facciate uscire in giardino. Quindi il prodotto antipulci è le due spazzoline, quella classica e quella a setole strette, e poi vi consiglio di prendere delle salviette imbevute, utilissime soprattutto se avete un cane piccolo. Io le uso sempre con Ellie per asciugare il culetto dopo che fa i bisogni. Soprattutto se il cane sale sui divani è sempre bene pulire le zampette e appunto il culetto. Trovate queste salviette in qualsiasi negozio per animali, le vendono e sono apposite appunto per i cuccioli di cane. Number 9, lo shampoo. Vi ricordo che il cucciolo non potrà essere bagnato prima del quarto o quinto mese di vita, soprattutto se è un cagnolino piccolo, quindi vi consiglio di prendere lo shampoo a secco in un negozio per animali, oppure se volete usare qualcosa di naturale potete usare il bicarbonato con qualche goccia di olio essenziale, ad esempio l'olio essenziale di lavanda, che serve anche ad allontanare i parassiti. Vi ricordo però, se fate questa applicazione con il bicarbonato e l'olio essenziale, di non farlo assolutamente spesso perché secca molto il pelo e tende poi a sbiadire, quindi vi raccomando, fatela massimo una volta al mese, non di più. E assicuratevi di mettere poco prodotto sul dorso dell'animale e spazzolarlo bene via, così che il cane non possa poi leccarlo. Se questo video vi è stato utile, vi ricordo di zappare un like e di iscrivervi al mio canale. Al prossimo video, ciao a tutti amici!